punto panoramico prima di Pedrano. Siamo in mezzo alle montagne, alle rocce. In questa seconda parte del viaggio a Fuerteventura scopriremo la parte sud dell'isola. Prima tappa, Betancuria, capitale antica delle Canarie. Un piccolo paese molto caratteristico, immerso in un paesaggio verde, molto raro da trovare nell'isola. Siamo nel convento all'aperto, senza tetto. Non ha il tetto. Questo lo rende un posto... tra i più importanti da vedere a Fuerteventura. A Betancuria ci sono dei bellissimi posti dove mangiare. Siamo a Dahui. Anche io niente mascherina. Secondo me la rifanno. E comunque stiamo andando alle grotte di Ahui. Ahui dovrebbe essere. Sì. Tu fidati, è giusto. Le grotte di Ahui sono molto famose. Si trovano nell'omonimo paese e si raggiungono con una veloce camminata costeggiando una scogliera bellissima. Siamo alle piscine de Verdes o una roba del genere. Sono queste piscine tra le rocce dell'oceano di là, dove si può fare il bagno e l'acqua è calda. Tanta roba. Oh madre, guarda che onda enorme. Madonna mia, oh. Stiamo andando al sud dell'isola, precisamente in Costa Calma. Tenteremo di andare allo zoo. Uè Gianfranco, siamo allo zoo. Guardate che bello, tutto verde. Oasis Wild, con 1 milione di metri quadri, è la più grande riserva d'Europa dedicata alla conservazione della biodiversità e degli animali selvatici. Gran parte delle attività che offrono hanno lo scopo di avvicinare l'uomo agli animali, interagendo con loro da vicino. Siamo sui cammelli. Comunque simpatici i cammelli. Per fortuna ho lo stabilizzatore. No, volevo capire per i miei futuri film se era buono come metodo per stabilizzare. Camminando a caso per lo zoo abbiamo trovato uno spettacolo sui leoni marini che non ci aspettavamo minimamente. Spettacolo finito, decisero di farci un regalo per noi pochi che in piena pandemia eravamo lì ad aiutarli. Ci vollero mostrare che, differentemente da come potesse sembrare, i leoni marini non vengono trattati come pura attrazione turistica. Al contrario, tra l'addestratore e l'animale
col tempo si crea un legame molto forte. Come ci dissero, i leoni marini sono in via di estinzione. È importante quindi per uno zoo farsi carico di questi animali e proteggerli. Ci ringraziarono di essere lì. Perché proprio grazie alla gente che compra il biglietto che lo zoo riesce a dare loro il cibo e l'attenzione che gli serve. Ci siamo presi un bel hamburger in questo bellissimo locale. Lui si è preso un entrecote. Allora facciamo come i veri youtuber. Adesso io lo addenterò e dirò buonissimo, guarda. Buonissimo. Pazzesco, ragazzi. In realtà che non mangiamo da 1000 ore. Buono. Normale. Colazione per strada fatta, adesso sì. Andiamo a fare delle riprese col drone e poi a Cofete. Oggi qui sulla spiaggia di Cofete mangiamo un panino e questa insalata Cesar. Pasto dei campioni nella spiaggia dei campioni. Dopo aver fatto le foto, fatto volare il drone, ce ne andiamo da Cofete e ritorniamo a nord dell'isola. Da Cofete è tutto, ci vediamo alla prossima avventura. Ultima passeggiata qua a Corralejo. Lo salutiamo, questo mare, questa scritta. Andiamo a cercarci del cibo e poi prendiamo il volo. E come tutte le belle cose, anche questo viaggio alle Canarie è giunto al termine. È stata un'esperienza incredibile, quasi 2 mesi in un'isola che non stanca mai. Finisce qui quindi la vacanza, ma con la consapevolezza che sicuramente, presto, ci ritornerò. Cosa stavo dicendo? Che la vacanza era finita? Non credo proprio.